Ma andiamo a Lille dove questa sera l'Italia è impegnata contro l'Irlanda. Abbiamo già detto, una gara che non fa tremare i polsi, non è di quell'adrenalinica da fuori e dentro, però ha i suoi perché abbiamo già l'avversario di lunedì. Ne parliamo con Andrea Santoni, Corriere dello Sport, che è inviato al seguito dell'Italia e che soprattutto, tieni rosica, ha fatto un'intervista a Monica Bellucci. Becca e porta a casa tu. Ah. Buonasera Andrea! Ammazza, c'hai il buon tempo stasera, come si dice. Buonasera a tutti. Ciao, ciao. Fai rosicare tutti. E chi si riprende, Francesco? Chi si riprende? Non mi riprendo più. Io, anzi, mi sono consegnato, adesso dopo 30 anni posso anche smettere. Pensa che io ho detto la stessa cosa dopo un'intervista a Zamorano. Esattamente, è questione di punti di vista. Certo, direi. Comunque non è male la Bellucci, fa sempre la sua figura, da dire. Sì, no, guarda, è una donna straordinaria, veramente, non solo per la bellezza, ma anche per il modo, per l'intelligenza, per la professionalità, per la disponibilità. No, è stata una cosa molto bella perché lei non aveva mai fatto un'intervista a un quotidiano sportivo, quindi è stata una cosa bella, ha detto delle cose interessanti secondo me, e quindi insomma siamo molto contenti come Corriere di aver fatto questa cosa, di averci pensato, di averla realizzata, cosa che ripeto non era semplicissimo, però sono quelle cose ogni tanto ancora accadono anche nei giornali di carta, diciamo così, in questi tempi sociali che ci vedono ormai gregari nella corsa all'informazione. Comunque in ogni caso lei, che è francese da adozione, per amore ha fatto questa scelta di andare a vivere a Parigi, ha sempre detto di sentirsi molto molto francese, questo non deponeva a suo favore, però di fronte alla nazionale italiana proprio a tutto tondo. Sì, guarda, è vero, però ti faccio notare una cosa, lei ha due figlie che ha voluto far nascere a Roma. Lei è molto più spesso a Roma di quanto si possa pensare, ha una casa tra l'altro in una zona non lontana dalla federazione, peraltro. Infatti una donna decide di far nascere i propri figli insomma in un posto piuttosto che in un altro, credo che sia significativo. In quel momento tra l'altro lei era ancora sposata con Vincent Cassel, sì, che è appunto il padre francese delle sue figlie. Però comunque insomma, al di là di questi aspetti che no, personali, insomma lei ha una visione internazionale delle cose, come è giusto che sia, insomma una diva planetaria, nel senso che la donna è stata lavorata 5 lingue, ha lavorato ovunque, addirittura mi colpiva il fatto che ci sono dei film che lei detta da sola, cioè nel senso recitati in italiano, la versione inglese o la versione francese, la voce è la sua, la doppia lei. Esatto, la doppia direttamente lei, essendo come dire in grado di farlo per le conoscenze che comunque insomma. Vabbè, mi sembrava giusto dare una dignità a questa intervista, perché semplice non è, quindi poi è giusto che qualcuno rosichi, perché insomma intervistare Monica Bellucci sei rimasto lucido soprattutto, perché ho letto l'intervista, non ho trovato grossissime sbavature, quindi la lucidità è rimasta intatta e questo è proprio, va a merito del professionista. Però questo ci dà anche la... È stata una cosa tra l'altro anche fatta poi in orari strettissimi rispetto ai tempi dei giornali, che non sono, insomma non è che uno può andare avanti al tras, però comunque diciamo che abbiamo fatto una bella cosa. Però questo, se noi abbiamo parlato tanto di Monica Bellucci, come era giusto che fosse, di questa intervista, significa anche però che la partita di questa sera, diciamocela, non riusciamo a trovare, perché noi sai, gli italiani sono così, o stanno a un passo dal baratro e si giocano la vita, e se no, ma vabbè, che tanto, a che serve questa partita di stasera? In realtà se pensiamo che lunedì incontriamo la Spagna, qualcosa servirà pure. No, ma sì, ma assolutamente, ragazzi, è vero, ma poi insomma non è che... non sono i tornei estivi, magari quelli milionari che i club fanno in giro per il mondo,
in cui magari sono delle partite meno interessanti, ma no, questa è, un, insomma, è una partita, per carità, a qualificazione avvenuta, però già con l'obiettivo, già con l'avversario prossimo agli ottavi fissato, quindi bisogna capire appunto intanto la reazione del gruppo squadra a questa situazione, vediamo se, che tipo di concentrazione c'è, vediamo che tipo di risposte Conte avrà. Allora, la sensazione, io te lo dico, che lui abbia in testa un gruppo, una squadra, una squadra base ormai consolidata, lo abbiamo capito tra le due prime partite tra Belgio e Svezia. Io penso che lui possa pensare di, a meno che non sia costretto per motivi di forza maggiore da qui in avanti, allora non cambierà mai la difesa, te lo dimostra il fatto che probabilmente, diciamo che le alternative non sono proprio la stessa cosa dei titolari, no? Sì. Però per esempio avrebbe potuto cambiare modulo per sfruttare il maggior numero di cambi, sì, avrebbe potuto fare un 4-2-4 che gli permetteva di far giocare 10 giocatori nuovi, ma non ha fatto questo, prima di tutto perché non vuole rischiare di perdere, perché non credo che la sconfitta possa entrare in questo momento, perché lui vuol mantenere quello schema che ormai ha scelto, il 3-5-2, che in fase non possesso, parliamoci chiaro, è un 5-5-3-2, cioè l'Italia di 5 come fa il Galles, per dire, insomma, unica tra le grandi squadre, no? È vero che quando abbiamo la palla poi cambia assetto, si sale in 4, però diciamo lui ha questo modo di giocare, molto molto attento, e oggi vorrà vedere eventualmente in alcuni ruoli se ci sono giocatori che in caso di necessità possono essere utili, però credo che nella sua testa da qui in avanti, insomma, grandi variazioni non ce ne dovrebbero essere. Lui in genere cambia nelle partite ravvicinate, cambia gli esterni, cambia magari un interno, poi però l'ossatura, cioè lo chassis, come si diceva, della squadra non credo che poi cambierà tanto. Penso che con la Spagna rivedremo in gran parte la squadra, se non totalmente la squadra che abbiamo visto con il Belgio, anche se seguiremo in questi giorni Darmian incluso? Esatto, ti dico, guarda, sto arrivando esattamente a questa cosa. Lui evidentemente il nodo da capire è quello. Guarda, Darmian insieme a Bonucci è stato il giocatore più utilizzato da Antonio Conte nei due anni di qualificazione fino all'Europeo. Le stesse partite. Bonucci ha giocato qualche minuto di più, però Darmian era uno dei punti fermi. È vero che contro il Belgio non è stato protagonista di una grande partita. Bisogna vedere come si è ripreso, e lo vedremo stasera, anche se in un ruolo diverso, probabilmente lo dovremmo vedere da centrale, non lo so ancora, perché c'è un po' di attesa in questo senso. Vediamo come viene sistemato Darmian. Quel ruolo lì sicuramente è un ruolo chiave contro la Spagna, perché la Spagna da quella parte c'è un treno che si chiama, che è Jordi Alba, Iniesta, Nolito. E io di Jordi Alba ancora mi ricordo, ho ancora negli occhi il gol di Kiev di 4 anni fa, perché il 1° luglio, con 70 partite nelle gambe, dopo 70 minuti di partita, fece un gol che spettinò tutti in tribuna, ci cambiò i capelli proprio. Fu una cosa proprio, un'azione di una forza pazzesca. Sono passati 4 anni, però diciamo è un giocatore, quella parte di quella fascia lì, ripeto, Jordi Alba, Iniesta e niente, Lolito, insomma, ecco, lì bisogna trovare il giusto contrario. C'è Giacchinini che non si può sempre immolare. Bisogna capire lì che cosa penserà di fare alla fine Conte. È quello che seguiremo in questi giorni per quanto riguarda la formazione.
Io Andrea, Francesca, chiedo scusa un secondino se mi distacco, stacco anzi un attimo dall'argomento nazionale perché c'è una clamorosa notizia che arriva dai campi, perché al quarto minuto di recupero l'Islanda ha segnato portandosi sul 2-1 sull'Austria, quindi a questo punto si ribalta la classifica che vede Del l'Ungheria, gruppo che, F. esatto, del gruppo F, che vede l'Ungheria che è uscita comunque indenne, ha pareggiato con il Portogallo per 1-1, prima in classifica con punti 5. A questo punto la vittoria dell'Islanda la porta a punti 5 a pari merito, ma come seconda il Portogallo rimane a 3 e l'Austria ultima a un punto, quindi al momento qualificate Ungheria ed Islanda. Bisogna vedere se il Portogallo poi rientrerà nelle migliori terze o meno. Vedo delle scene meravigliose, vedo gli islandesi che stanno facendo una specie di saluto al sole Ma praticamente, vedi un sono po'. stati. Voglio dire, è clamorosa questa cosa, Andrea. Mi pare che gli islandesi stanno nella storia, sono una leggenda, mi pare. Ecco, è qualcosa di più della storia, è certo. Ma Senti, come penso io di dire? torno Penso all'Italia che. per capire una cosa, Andrea. Abbiamo parlato molto degli esterni, soprattutto lì sulla sinistra. Ti chiedo se intanto è confermato stasera che si giocherà con Immobile e Zaza in attacco, perché tu hai detto probabilmente con la Spagna rivedremo grosso modo quello che abbiamo visto all'esordio col Belgio. Questa cosa io ti ho detto subito Darmian, però mi viene in mente anche Pelé. Verrà riproposto Pelé o stasera magari può, non lo so, avere indicazioni diverse da Zaza o da Immobile? No, ma vedi che poi la partita c'ha più significato di quello che poi Esatto. non sembra. È chiaro che una delle cose, un'altra delle cose da seguire stasera sarà appunto la prestazione di Immobile, perché nella veste di Conte, proprio anche concretamente, mi pare che diciamo, le coppie fatte siano appunto per lei e Zaza Immobile, diciamo così, con questa figura ancora indefinita di uomo degli ultimi 15 minuti, però ancora non c'è stato necessità, ecco, di impiegarlo. Quindi sì, stasera penso che l'Italia giocherà con Immobile e Zaza, vediamo come si comportano insieme. Hanno giocato già il primo con il Belgio, il secondo contro la Svezia, hanno fatto buoni movimenti, buone cose. Adesso Conte ripropone la coppia che nella sua testa doveva essere la coppia titolare di questa nazionale. Appunto, ricordiamoci che insomma, il primo tag nazionale di Conte nel settembre del 2014 fu appunto rappresentato da questi due giocatori che si autodefinirono la coppia ignorante, quindi anche, dice, ma come dice, ma che coppia c'è? Ignoranti siamo, noi siamo, non è che andiamo tanto per il sortire, ma che carino devo dire, e soprattutto oltre che carino, significativo e anche corretto, ecco. E adesso vediamo, perché comunque per lei Eder sono nelle gerarchie i titolari di questa squadra. Sono quelli che hanno segnato più gol con Conte, lo hanno fatto singolarmente e in coppia. Hanno già segnato entrambi in questo europeo, due bellissimi gol peraltro. Per lei ha chiuso i conti con il Belgio con un gol non diciamo da centro in vecchia maniera, aspettando il pallone, ma con una mezza girata di una potenza e di una coordinazione eccellenti, ed era stato uno dei più bei gol di questo europeo, come azione di percussione singola, e quindi diciamo loro hanno già questo. Vediamo se la risposta concreta dei compagni stasera, insomma, perché poi uno può essere ignorante quanto vuole, ma a questo giochino bisogna metterla dentro, perché è quello che poi, come dire, sposta gli equilibri al di là degli aggettivi, insomma. Andrea, io le chiedo perché siamo partiti contro ogni pronostico, nel senso sicuramente non da favoriti. Abbiamo comunque fatto gruppo, abbiamo entusiasmato, abbiamo qualificato anche gli ottavi con una partita in anticipo, tant'è che questa sera Conte è libero di fare qualsiasi cosa, quindi abbiamo omaggiato, esaltato tutto ciò che è stato possibile di questa nazionale. Però, siccome a parlare bene si fa
presto, insomma. Io le voglio chiedere una cosa semplice, non so se ha avuto anche lei la stessa impressione che ho avuto io, quindi per questo anche un po' io la chiedo. Per quanto riguarda, vista anche la rosa, l'organico che ha portato Conte in questa competizione, durante i cambi, soprattutto nell'ultima partita contro la Svezia, lei da casa si è chiesto che potevano essere fatto qualcosa, magari un inserimento diverso rispetto a quelli che sono stati poi i cambi reali che ha fatto Conte, oppure secondo lei è tutto stato azzeccato, diciamo così? Questa è una buona domanda, perché è una, come posso dire, è una questione di cui si è parlato, insomma, anche tra di noi. So che è stata materia di discussione anche durante una lezione al corso tecnico di Coverciano, proprio l'analisi di queste due partite e la possibilità di cambiare o meno la formazione. In senso puramente teorico, io credo che contro la Svezia probabilmente Conte avrebbe potuto anche schierare un'Italia diversa, un'Italia al 3-4-3 che fosse imprevedibile per gli svedesi, che naturalmente noi studiamo gli altri, ma cioè, non è che gli altri non studiano noi. Noi abbiamo riproposto una serie di giocate che erano state determinanti contro il Belgio, la prima palla di Bonucci a seguire le due linee che ha prodotto il gol di Giaccherini, i cambi gioco che sono stati fondamentali poi anche per il raddoppio sempre contro la Svezia, ma contro la Svezia queste cose qui non ci sono riuscite, perché gli svedesi si aspettavano a Capanno in maniera molto, molto precisa. Quindi è probabile che avremmo potuto anche provare a giocare in un modo diverso, però c'è il campo dice che Conte voleva dopo essersi messo in tasca i tre punti, essersi messo nelle condizioni migliori per, come dire, per chiudere subito il discorso qualificazione, ha preferito andare sul sicuro, ha insistito e è stato premiato alla fine perché ha pescato il giocatore, come dire, che su cui lui più ha scommesso in questa fase, perché tra nelle scelte dei 23 e quella di Terre è stata una delle scelte che ha fatto più discutere, perché gli ultimi 5 mesi dell'interista erano veramente lasciavano molto perplesso. Ed è, vi assicuro, fa spavento in questo momento, cioè una sì. Cosa, cioè non so dalla televisione che tipo di giudizio si poteva dare l'altro giorno, ma visto dal vivo è stata una cosa impressionante, perché ha corso il primo tempo anche per Pellè, che era assolutamente piantato, non ha mollato un attimo e ha fatto gli ultimi 22 devastanti fino al gol. Molto bello, molto di grande forza di fisica. Quindi è vero, sì, probabilmente avrebbe potuto fare un discorso diverso, maggiore rotazione, però mi sembra che lui in questo momento, sia per come ha pensato alla squadra, ripeto, noi siamo gli unici tra le grandi squadre che difendiamo a 5, e questo pure vorrà dire qualche cosa, ma noi infatti non prendiamo gol neanche se ci sparano, non c'è dubbio. Ma non ci tirano neanche in porta, questa è la cosa bella. Non ho capito. Che non è che non prendiamo gol, non ci tirano proprio in porta. Difficilissimo. Ma non c'è verso, cioè non ci arrivano proprio. No, no. Cioè ci mettiamo nelle condizioni di bloccarli, anche perché, ripeto, la squadra atleticamente sta esprimendo adesso, sta restituendo sul campo il grandissimo lavoro che è stato svolto in questo mese di preparazione, insomma, tra Coverciano e la Francia. Quindi la squadra è brillante, perché per esempio, ripeto, contro la Svezia le difficoltà sono state di tipo tattico, non certo atletico, perché agli svedesoni gli ultimi 20 minuti gli abbiamo cambiato veramente la pettinatura, ma Giaccherini ed Er, non che le posso dire Cristiano Ronaldo e Bale. No, è vero, è vero. Ci sta anche. Verissimo. Andrea, io ti ringrazio, buona partita, buon lavoro, ti leggiamo domani sul Corriere, ci sentiamo prima della Spagna, magari anche con qualche spunto che può avvenire dalla gara di questa sera.
D'accordo, un abbraccio, state bene. Che faccio? Mi aspetto l'intervista a Carla Bruni? Dai, ora basta, non mi prendere in giro. No! Un abbraccio e buon lavoro. Grazie ad Andrea Santoni, Corriere dello Sport. Ciao!